Buonasera a tutti, bentrovati. Con questo video intendo assegnarvi alcuni esercizi di ripasso per quanto concerne l'articolo e il nome. Partiamo subito. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo, dovete svolgere gli esercizi di pagina 74, 40, 41 e 42. In che cosa consistono? L'esercizio numero 40 vi chiede di svolgere l'analisi grammaticale degli articoli che vi propone, quindi individuando se sono determinativi o indeterminativi, o anche partitivi, ovviamente, e distinguendo se sono maschili o femminili, singolari o plurali. Attenzione che gli esercizi 41 e 42 sono anche incentrati sugli articoli partitivi. Gli articoli partitivi, per chi non lo ricordasse, sono quegli articoli che esprimono una sorta di plurale degli articoli indeterminativi e che stanno a significare al singolare un po' e al plurale alcuni. Facciamo degli esempi per meglio chiarirci e riprendere questi argomenti. Ho mangiato del pane, ho mangiato un po' di pane. Ho incontrato degli amici, ho incontrato un po' di amici, o meglio, alcuni amici. Bene, state attenti a non confondere l'articolo partitivo con la preposizione articolata. Nuovo esempio con preposizione articolata. La penna del mio amico scrive bene. Del mio amico. Proviamo a sostituire a del un po'. La penna un po' mio amico scrive bene? Non suona tanto bene. Allora, evidentemente, non è un articolo partitivo, ma è una preposizione articolata. Quindi fate questa sostituzione con un po' o con alcuni per capire se siete di fronte a un articolo determinativo, scusate, un articolo partitivo, oppure di fronte ad una preposizione articolata. Bene, esercizi di pagina 80, le lettere A, B e C. In che cosa consistono? Si tratta di individuare semplicemente all'interno delle frasi gli articoli determinativi e indeterminativi. Mentre per quanto riguarda le lettere B e C, bisogna inserire gli articoli determinativi corretti e quelli indeterminativi corretti. Bene, a pagina 81 trovate invece le lettere F e G. La lettera F vi chiede di scegliere l'articolo corretto all'interno di ciascuna frase tra i due proposti, mentre la lettera G vi propone un testo. In questo testo dovete individuare gli articoli e distribuirli in una tabella a seconda che siano determinativi o indeterminativi. Per quanto riguarda invece gli esercizi sul nome, allora, li trovate alla pagina 85, il numero 5. Vi chiede di distinguere tra i nomi propri e i nomi comuni. Ovviamente c'è una terza possibilità, quei nomi che possono essere sia propri che comuni. Facciamo un esempio per intenderci. Allora, il nome Rosa può essere sia proprio, R maiuscolo, inteso come nome proprio di persona, che comune, R minuscolo, inteso come nome di fiore, Rosa. La rosa. Bene, andiamo avanti. L'esercizio di pagina 87, il numero 7 e il numero 13. Il numero 7 vi chiede di distinguere tra i nomi concreti e i nomi astratti. Per ricordarcene, i nomi concreti sono quelli che possono essere percepiti con i cinque sensi. I nomi astratti sono quelli che non possono essere percepiti con i cinque sensi. Per esempio, la parola candela, ok, è un nome concreto, perché la possiamo vedere, la possiamo toccare e volendo si può anche annusare. Mentre la parola felicità è una parola astratta, perché non è percepibile con i cinque sensi, un nome astratto. Bene, l'esercizio 13 invece vi chiede di inserire nomi collettivi all'interno di alcune frasi. Vi ricordo che i nomi collettivi sono quei nomi che contengono al loro interno altri nomi. Ad esempio, formando quindi degli insiemi. Ad esempio, lo stormo è un insieme di uccelli, quindi stormo è un nome collettivo. Bene, andiamo avanti. Esercizi di pagina 123. Andiamo a pagina 123, le lettere E, F e G. La lettera E vi chiede semplicemente di trasformare i nomi proposti dal singolare al plurale. La lettera F
di individuare per ogni nome un primitivo, per ogni nome primitivo, scusate, un nome derivato e un nome alterato. Vi ricordo che i nomi derivati sono quelli che non modificano la radice del nome, ma, come dire, ne mutano il significato attraverso degli opportuni suffissi. Mentre, diciamo, gli alterati si distinguono, se vi ricordate, in accrescitivi, diminutivi, vezzeggiativi e dispregiativi. Facciamo per esempio il primo esempio, troviamo la parola cane. Allora, la parola primitiva è appunto cane, formata da can, radice, ed è desinenza. La desinenza, come vi ricordate, è la parte del nome che può essere modificata per indicare genere e numero. Allora, se vogliamo creare un nome, per esempio, derivato, da cane possiamo utilizzare canile. Mentre se vogliamo creare, per esempio, un alterato, poniamo un diminutivo, cagnolino. Ok? Bene. E poi abbiamo la lettera G, qui sono presenti una serie di proverbi, vi viene chiesto di cambiare il genere dei nomi che sono evidenziati e poi ovviamente trasformare la frase con l'opportuna concordanza. Ad esempio, il primo esercizio, parlare a nuora perché suocera intenda. Quali sono i nomi nuora e suocera? Andiamo a volgerli al maschile. Parlare a genero. Perché suocero intenda. Chiaro? Va bene. Io ho provato un po' a spiegarvi questi esercizi. Quando li dovete consegnare tramite WhatsApp, però mi raccomando, privatamente, non nel gruppo, con una foto del vostro quaderno con i compiti svolti entro sabato alle ore 12. Qui ho scritto sabato 28, ovviamente non è sabato 28, ma è questo sabato che sta arrivando. E sempre, diciamo, sabato alle ore 12 invierò nel gruppo le soluzioni degli esercizi e ognuno procederà autonomamente alla correzione. Non potrò ovviamente correggerli tutti io di persona, quindi ognuno di voi dovrà farsi responsabile e correggerli autonomamente. Bene, io vi saluto caramente e vi do appuntamento al prossimo video e per il momento ho concluso. Arrivederci e ci aggiorniamo prossimamente.